Sono tre gli arresti nel VCO nell'ambito dell'operazione dei carabinieri di Rho Fisarmonica, che ha permesso di smantellare una rete di spaccio con fulcro in Lombardia. Sono 16 le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite da 70 carabinieri tra Milano Varese e VCO in manetti ad opera dei militari delle compagnie di Domodossola e Verbania. Sono finiti due italiani residenti a Domodossola di 40 e 44 anni e un altro italiano di Omegna classe 1961. L'indagine lunga e complessa è partita a fine 2015 dalle segnalazioni di alcuni cittadini di Lainate che notavano un viavai sospetto di auto e di persone, alcune già note come tossicodipendenti, nei pressi del parco delle Groane. Mentre camminava per strada, di notte è stato avvicinato da due uomini che hanno cercato di strappargli il borsello, ma l'uomo ha reagito con forza, ha messo in fuga i due malviventi e ha denunciato tutto ai carabinieri di Verbania. Lunedì i militari hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere per un 30enne e un 49enne, entrambi residenti in provincia. L'accusa nei loro confronti è di tentata rapina. Il sindaco di Gravellona, presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL VCO, fa l'appello lanciato dai medici e dagli infermieri della regione perché si pronuncia a favore del nuovo ospedale del VCO. Credo, dice, sia un contributo tecnico e oggettivo molto importante. Morandi parla poi della scelta del luogo, una responsabilità aggiunge in capo alla regione. Naturalmente Ornavasso resta prioritaria, ma qualora tale scelta non dovesse incontrare i favori, sento il dovere di confermare la possibilità di prendere in considerazione l'area di Gravellona. Si prepara un Natale con un programma ricco. A Intra, nuova riunione dei rappresentanti dei commercianti con l'assessore Giorgio Comoli, oltre al presepie di sabbia che sarà realizzato in Piazza Fasana, di fianco a Piazza San Vittore, la maggior parte dei commercianti ha chiesto altre due attrazioni, la ruota panoramica e la pista di pattinaggio, nonostante quella già prevista a Pallanza. Ma l'unico posto dove collocare ruote e pista è il parcheggio di fronte a Piazza Ranzoni. Questo comporterebbe la perdita temporanea di 40 posteggi. Ho chiesto di conoscere il parere di tutti i commercianti, ha spiegato l'assessore. È di ieri la notizia di tre persone intossicate per aver mangiato funghi non commestibili. Da inizio stagione a oggi sono 13 le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici. Cresce l'esigenza di far certificare i funghi raccolti. Nel VCO a disposizione il servizio gratuito dell'ASL. Sul territorio opera anche l'associazione micologica Bresadola, sodalizio che organizza anche diverse mostre sul territorio. La prossima in programma domenica Ornavasso nell'ambito della Sagra del Cinghiale. Thank you.